scritto una mezza bugia per non farmi del tutto paura, ma ho saputo l'altra metà ed è stata a quel punto più dura ritrovare la vecchia stabilità, che tra l'altro la cervicale sai che male mi fa. Preferisco una mezza bugia diluita in un litro di vino, un bicchiere di verità che mi dai da bere al mattino. È un delitto parlarsi così in mancanza di tatto totale, viene voglia di non rispondere, di chiudersi a chiave. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Indovino il cattivo di un film, anche meno di 10 secondi, ma è diverso nella realtà. Mi frequenti e non te ne accorgi, a parte i troppo evidenti che finiscono in cronaca nera, tutti gli altri tornando a casa hanno l'agnello per cena. Come mai quando parlo con te capovolgi le cose che dico, si comincia a discutere come fossimo dentro un partito arrivato al suo atto finale. Per mancanza di democrazia non esiste una maggioranza alternativa alla tua. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Pezzista, spero che passerà. Mai avute vertigini prima, mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.